Tanti episodi incriminati nel big match della settima giornata di andata tra Alma Juventus Fano e Sammarinese, che ha visto prevalere la compagine di mister Loris Beoni per 4-1. Abbiamo selezionato almeno 5 episodi e almeno 4 sono sicuramente in contro l'Alma, che quindi si vede defraudata dal direttore di gara, il mediocre, e per dire mediocre diciamo, usiamo un eufemismo, Matteo Gariglio di Pinerolo. Andiamo comunque con la prima immagine, c'è Sabatino che pesca Pezzotti, che elude praticamente l'intervento di Marconi, è tenuto in gioco da me, quindi si tratta di posizione regolare di Pezzotti. Andiamo avanti con le immagini. Pezzotti supera Marconi che lo atterra e qui diciamo che ci sono pochi dubbi. Decisione del direttore di gara esatta, il calcio di punizione che poi genererà il gol di Barone e espulsione di Alessandro Marconi dopo soli 6 minuti. Quindi gara in discesa per la Samp. L'espulsione possiamo dire che è legittima e diciamo Pezzotti, il fantasista numero 11 della compagine rossoblu, è partito da dietro, quindi posizione regolare. Calcio di punizione regolare e quindi gol regolare, espulsione di Marconi, purtroppo per l'Alma che ci stava. Andiamo ora comunque al secondo episodio, che è proprio all'ultimo minuto di recupero. Nodali mette al centro, c'è Borrelli che viene fermato falsamente in piena area di rigore con Salvatori. Vedete il braccio di Salvatori sulla schiena di Borrelli. Molte proteste dei giocatori, anche della stampa rossoblu a fine gara, che personalmente non condividiamo in quanto il rigore ci sembra netto. Salvatore si appoggia su Davide Borrelli, che anche il gesto, come anche va per terra, sembra nettissimo. Vedete Alex Nodari, il capitano che mette nel mezzo, la spinta e il braccio proprio sopra la nuca di Borrelli. In genere, quando si fischia un rigore, si dà anche il cartellino giallo. Quindi non c'è stato però qua il provvedimento disciplinare. Quindi errore, l'ennesimo errore di Matteo Gariglio di Pinerolo. Si chiude qui il primo tempo, poi Siviglia trasformerà il rigore, il tempo finirà sull'1-1. Vediamo comunque l'episodio chiave, secondo me, quello, il gol del 2-1 con la spinta netta, con la trattenuta di Salvatori ai danni di Gucci. Vedete il numero 6 Salvatori che trattiene Gucci, sarà proprio lui di testa a siglare il gol del 2-1, sorprendendo Ginestra che non è riuscito comunque ad arrivare sulla traiettoria, difficile da prendere per il portierone Paolo Ginestra, che non ha particolari colpi. Vediamo la trattenuta netta, nettissima, è il gol spartiacque che consente alla Samp di tornare, diciamo, in vantaggio dopo che Siviglia qualche minuto prima aveva avuto la palla del 2-1 con un diagonale di destro strozzato in gol anche al pubblico, al folto pubblico. Ieri c'erano 3.500 spettatori con almeno 3.000 fanesi. Quindi ecco, andiamo al terzo episodio, al quarto, con il rigore, secondo il direttore di gara. Qui c'è May che prende completamente il pallone. Praticamente c'è il contatto May-Palumbo. May è in anticipo, prende completamente il pallone, come vedete. Palumbo chiaramente ha una stazza diversa dall'ariete, dal difensore Granata. Si lascia cadere. L'arbitro, tra l'altro, posizionato anche in maniera ottimale, commette l'ennesimo errore di giornata e concede il calcio di rigore che poi Barone trasformerà per il 4-1 finale. May prende il pallone nettamente, come potete vedere anche qui dall'immagine. Allarga sì un po' le braccia, ma si sa, un difensore deve anche potersi difendere in piena area di rigore, la propria area di rigore. Palumbo, non riuscendo più ad arrivare sul pallone, si lascia cadere per il più classico dei tuffi da piscina. Calcio di rigore per l'insufficiente, il completamente insufficiente Matteo Gariglio, che chissà, magari a fine anno potrà
emulare il suo collega Teramano lo scorso anno, parliamo di De Dominicis, salito in Lega Pro dopo gli onori della gara con la Maceratese, quando concesse due rigori inesistenti alla compagna biancorossa. Ultimo episodio, lancio di Alex Nodari verso Gucci. Gucci sta per entrare in area, al momento di entrare in area, quindi siamo fuori area di rigore, Montesi, il numero 3, mette la gamba sul ginocchio di Gucci. Fallo da calcio di punizione tutta la vita. Potrebbero esserci anche gli estremi dell'espulsione, in quanto comunque Gucci sarebbe filato via verso la porta di Cosimi, anche se Salvatori comunque stava rinvenendo. Il direttore di gara che fa? Se ne infischia e non concede nemmeno la punizione, quindi né rigore, che comunque non ci sta, perché comunque siamo fuori area. Vedete Nodari che pesca Gucci, che supera Montesi, e proprio all'altezza della, quindi leggermente fuori area, il contatto Montesi-Gucci, calcio di punizione tutta la vita e magari cartellino, diciamo, più tendente al rosso che al giallo, perché poi Salvatore non sarebbe mai riuscito ad arrivare in tempo. Gucci aveva la palla sul destro, si stava sul 4-1, beh, poco magari cambiava, ma sicuramente può denotare ancora una volta l'errore del direttore di gara, che ne ha commesse veramente di tutti i colori. Quindi questi sono un po' gli episodi. Ora andiamo a leggervi quelle che sono le pagelle dell'Alma Juventus Fano, con Ginestra 6, Marconi senza voto in quanto espulso dopo pochissimi minuti, Bartolini 5, Lunardini 6, Nodari 5, May 5, Sivilla 6, Favo 6, Gucci 6, Borrelli 6,5, Gregorini 6. Sono entrati nel secondo tempo Chiacchiarelli senza voto, Salvato 6 e Buongiorno anche lui senza voto. 5,5 per Marco Alessandrini, un bel 4 e forse siamo anche larghi per il direttore di gara Matteo Gariglio di Pinerolo. Nella Samb una compagine che ha destato una buona impressione, soprattutto dalla cintola in su. Segnaliamo Mario Titone, un classe 88, al quale diamo 8 perché veramente è stata un giocatore quasi imprendibile per la retroguardia granata. Una Samba molto forte dalla cintola in su, da rivedere a centrocampo con giocatori esperti come Sabatino e Barone, ma abbastanza lenti e attempati. Dietro, beh, il Fano ci ha provato e ogni volta che ha tentato di fargli male ci stava quasi riuscendo. Peccato che è incappata in una direzione, forse non la prima e non sarà nemmeno l'ultima, di gara non all'altezza, che quindi ha pregiudicato al Fano di poter giocare in 11 contro 11 una gara che sicuramente avrebbe meritato miglior sorte per la compagine di mister Alessandrini.